Ed eccolo qua, il prossimo degli stagioni che verranno presentati in questo primo show di Allevare Cavalli. Ed eccolo qua nella sua bellezza, Cayetano El, questo stallone Einsteiner del 2001, uno stallone già affermato, è stato già approvato in Holstein, in Lotto, in Westfalen e ovviamente anche in sella italiana. Cavallo che ha gareggiato ad ottimi livelli anche in categorie S in Germania, ha vinto anche in categorie internazionali riservate ai giovani cavalli dello Youngster Sturm di Gera. E è altrettanto importante però la sua progenie, già vincitrice in categoria internazionale da 1,45 m, 1,60 m. Cayetano Ella si è distinto anche in occasione del Bundescampionato dello scorso anno, infatti ci sono già ha già prodotto il vincitore del Bundescampionato dello scorso anno, a me si è classificato un altro suo figlio, Carl si è classificato secondo nel 2011, quindi un arco di tempo ampio che dimostra la qualità di Cayetano come stallone, è un figlio di Candiglio, è suo stesso performer internazionale, vincitore di Gran Premi ai massimi livelli, sua madre, Anna Quinta, madre di Cayetano El, nasce là. Lava il primo per capitano per Farnese. Carla Capurzo, allevamento Terre Rosse, è la proprietaria di Cayetano El, lo stallone sicuramente interessante. Tutti voi potete ammirarne la freschezza nonostante i 17 anni, nato nel 2001. Tra l'altro anche un cavallo che ha svolto attività sportiva significativa, quindi questa sua verve è la dimostrazione di una qualità genetica sicuramente importante e sicuramente tante anche da sfruttare dal punto di vista allevatoriale in Italia. Con noi abbiamo Michele Paffetti che così è parte interessata dell'allenamento di Terre Rosse. Non l'hai montato a gara, ma l'hai montato così in questo training da così stallone così anziano. È ancora un cavallo però vitalissimo. È un cavallo vitalissimo, ma allo stesso tempo un'elasticità unica. Io l'ho montato poco perché comunque ora fa solo lo stallone, lavora in piano, però è veramente bello salirci sopra e sentire che c'è il motore, che però c'è anche tanta testa. Sono già andati i figli di Cayetano? I primi figli di Cayetano nasceranno adesso a marzo. L'anno scorso è stato usato, diciamo, un po' con tutte le linee di sangue, perché nascerà un Cayetano per Port Pleasure, un Cayetano Calvados, un Cayetano Abundà. Quindi è stato usato un po' su tutte le fattrici, siamo molto curiosi, abbiamo visto la sua produzione in Germania che è veramente importante, con dei cavalli veramente importanti, uno su tutti Carvel, cum laude, che è stato un vicecampione del mondo da anche da 6 anni, che oggi è sotto la serra di una ragazzina svedese di 18 anni, con cui già salta gare importanti. Possiamo nominare un'altra cavalla a Pueblo, sempre figlia di Cayetano, che con Vermeyer ha vinto una gara 5,50 m all'Olimpia, e padre di innumerevoli stalloni già provati e di fattrici selezionati. Aspettiamo la sua produzione italiana, quindi mi immagino che sarete un po' con le antenne attese per i prossimi fatti. Molto curiosi, molto curiosi. Bene, grazie a Michele Paffetti e anche per Cayetano El, questo stallone Einsteiner del 2001, a un figlio di Candiglio, per una madre da Laval, per il capitano per Farnese, la targa di Cavalli Italia ed anche, come già ricordato, oltre alla coccarda, il buono sconto per gli integratori dell'unità Scandinavia ed ancora la confezione di cuchi della Standard. Come potete vedere, le genetiche ormai non difettano certamente nel
parco riproduttori italiano, questo grazie anche agli investimenti degli allevatori, dei proprietari che sono andati così un po' in giro per l'Europa a cercare il meglio del meglio. Un applauso a Gaetano, mi dicevo